Registrazione avviata. Sì, buongiorno a tutti, seduta del 20 maggio 2021, sono 9:36. Iniziamo la seduta di oggi. Vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata e trasmessa per la pubblicazione su YouTube. Invito il dottore Conigliara a chiamare Presidente Moncada. l'appello. Presente. Consigliere Buccola. Presente. Consigliere Buonpasso. Presente. Consigliere Dentici. Presente. Consigliere Di Vincenti, Presente. consigliere Lupo, Presente. consigliere Ruggero, Presente. vicepresidente Schiera, consigliere Sinopoli, consigliere Tuzzolino, Presente. 9 presenti, assente il vicepresidente Schiera. Allora, presenti 9, assenti 1, la seduta è valida. A nome degli ospedatori, il consigliere Dentici, il consigliere Sinopoli e il consigliere Buonpasso. Bene il verbale di ieri. Due Sì, sono 2 verbali. verbali, grazie. Verbale 85 della seduta del 14 maggio. L'anno 2021, il giorno 14 del mese di maggio, si è riunito il Consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza. Ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020 ed ai sensi delle circolari numeri 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, per procedere alla trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, inoltrato con avvisi mail del 24 aprile 2021 ed ai sensi delle vigenti norme di legge statutarie e regolamentari. Luogo della riunione da intendersi convenzionalmente presso i locali della quarta circoscrizione, siti in viale Regione Siciliana numero 95. La pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale YouTube. Presiede la seduta il presidente della quarta circoscrizione Silvio Moncada, assiste in qualità di segretario il dottore Marco Conigliaro, titolare di più coordinatore della quarta circoscrizione, coadiuvato dall'istruttore amministrativo Mario Sapienza. Il segretario, su invito del presidente, procede all'appello nominale, al termine del quale risultano presenti i consiglieri Moncada, Buccola, Buonpasso, Dentici, Di Vincenti, Lupo, Ruggero, Schiera, Sinopoli e Tuzzolino. Il totale dei presenti è pari a 10, assenti nessuno. Il presidente, verificata la presenza del numero legale, alle ore 9:38 dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori consiglieri Dentici, Di Vincenti e Sinopoli. Il segretario, su invito del presidente, condivide a video e da lettura del verbale 84 del 13 maggio 2021. Presidente, prosegue con l'ordine del giorno, riprendendo il punto 5 relativo al parere da rendere sulla proposta di delibera del regolamento CUP Mercati e chiede al segretario di dare lettura degli allegati A, B, C. Terminata la lettura, procede all'esame evidenziando che non è chiaro se tale regolamento si aggiunga al precedente oppure lo sostituisca. Inoltre non condivide che gli abusivi vengano tollerati nei mercati semplicemente con il pagamento del canone, come pure il fatto che diverse criticità di cui si è discusso in precedenza, come la raccolta e smaltimento dei rifiuti, i bagni chimici e tanto altro, non siano trattati. Si definisce prepalese su un eventuale voto favorevole al regolamento, quindi, come concordato, invita il vicepresidente Schiera a relazionare in merito. Il vicepresidente Schiera, considerato che l'amministrazione non ha spazi in quanto obbligatorio per legge, definisce il regolamento positivo per quanto riguarda l'aspetto tecnico, quindi approvabile. Cosa diversa è farne rispettare l'applicazione di cui dovrà occuparsi l'amministrazione. Suggerisce un voto favorevole al regolamento. Inizia uno scambio di opinioni tra il Presidente e il Vicepresidente che tenta a stabilire se si tratta di un regolamento sostitutivo del RUM o semplicemente di aggiunzioni. Quindi il vicepresidente suggerisce di chiedere certezza all'amministrazione comunale. Di Vincenti condivide le criticità esposte dal presidente nel suo intervento, ritenendo il regolamento incompleto e lacunoso, motivo per cui voterà contrario allo stesso. Tuzzolino, sentiti gli ultimi interventi e condividendoli, dichiara di non avere comunque chiara la situazione ed anticipa che si asterrà dal voto. Dentici concorda con la dichiarazione del collega Tuzzolino e dichiara che si asterrà dal voto.
Martinopoli, in considerazione delle incertezze emerse, propone l'invito in videoconferenza del proponente così da chiarire la situazione e riproporre poi l'atto per il voto. Il Presidente, con particolare riferimento alla posizione degli abusivi dei mercati, legge l'articolo 16 in cui si evidenzia l'incongruità dell'applicazione proposta. Condivide la proposta del consigliere Sinopoli di acquisire chiarimenti. Pompassi interviene per ribadire un invito agli uffici competenti in videoconferenza per chiarimenti. I consiglieri Lupo e Ruggero concordano con la dichiarazione del collega Sinopoli. Di Vincenti, considerate l'incongruità emersa dal contenuto dell'atto, voterà comunque contrario. Il Presidente ritiene che il regolamento sia monco, non affrontando diversi aspetti critici, e propone di rinviare il voto per invitare in aula un tecnico. Puzzolino, ritenendo di nessuna utilità l'intervento degli uffici competenti che dovrebbero dare maggiori chiarimenti, concorda con il collega Di Vincenti e dichiara il suo voto contrario. Ruggero condivide la posizione dei colleghi Di Vincenti e Puzzolino, ma se ci dovesse essere spazi per eventuali aggiustamenti del regolamento, sarebbe d'accordo col collega Sinopoli. Puzzolino ribadisce, ricordando episodi analoghi precedenti, che non ci sono spazi per aggiustamenti dell'atto che ormai è stato redatto, quindi ritiene di non poter votare a favore del regolamento. Sinopoli puntualizza che non ha chiesto l'approvazione del regolamento, ma un confronto con chi ha proposto il regolamento. Il Presidente, come comunicato via chat dal consigliere Di Vincenti, ribadisce che il parere è da rendere obbligatorio ma non vincolante e che comunque non si possono apportare modifiche all'atto, in considerazione che la maggioranza dei consiglieri concorda su un incontro con chi ha stilato il regolamento. La prossima settimana proverà ad invitare un tecnico per chiarimenti e successivamente votare il regolamento, che al momento viene accantonato. Passa quindi alle comunicazioni. Sinopoli torna a chiedere un incontro con il nuovo assessore ed il nuovo dirigente di Villa Giardini per conoscerli e discutere delle problematiche del territorio. Il Presidente informa che l'assessore a ramo è nuovamente Marino, già noto, comunque inserirà la richiesta di incontro nel prossimo ordine del giorno. Puzzolino chiede gli orari di convocazione delle commissioni consiliari del 17 maggio 2021. Il Presidente comunica gli orari delle convocazioni delle commissioni. Presidente, in assenza di ulteriori comunicazioni, alle ore 10.48 chiude la seduta, dando appuntamento a martedì 18 maggio 2021 alle ore 9.30. La firma del segretario, dottor Marco Conigliaro, del Presidente Moncada Silvio. C'è anche il verbale 86 del 18 maggio. L'anno 2021, il giorno 18 del mese di maggio, si è riunito il Consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020. Ed ai sensi delle circolari numero 8-11 dell'assessorato dell'autonomia locale di Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, per procedere alla trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno inoltrato con avvisi mail del 24 aprile 2021 e integrazione del 12 maggio 2021, ai sensi delle vigenti norme di legge statutaria e regolamentari, il luogo della riunione nel tendersi convenzionalmente presso i locali della quarta circoscrizione, siti in via della Regione Siciliana numero 95, la pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera webmaster sul canale YouTube. Presiede la seduta il vicepresidente della quarta circoscrizione Alessandro Schiera, assiste in qualità di segretario il dottore Marco Conigliaro, titolare di etio coordinatore della quarta circoscrizione, coadiuvato dall'istruttore amministrativo Mario Sapienza. Il segretario, su invito del presidente, procede all'appello nominale, al termine del quale sono presenti i consiglieri Cuccola, Buonpasso, Dentici, Lupo, Schiera, Sinopoli, Tuzzolino, totale dei presenti pari a 7, assenti Moncada, Di Vincenti, Ruggero. Il presidente, facente funzioni Schiera, verificata la presenza del numero legale, alle ore 9.39 dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori consiglieri Cuccola, Dentici e Tuzzolino. Il Presidente scorre l'ordine del giorno ponendo in esame la mozione lettera A, protocollo 310 del consigliere Lupo, avente ad oggetto realizzazione rete fognaria in via Gaetano Costa, e chiede al segretario di darne lettura. Il segretario condivide a video e dà lettura della mozione. Allora 9.42 entra il consigliere Ruggero. Lupo interviene illustrando la mozione che scaturisce dalle elementari dei residenti in quanto la strada, nonostante la densità abitativa, civile abitazione, esercizi commerciali,
piccoli residence e villette singole, risulta sprovvista di rete fognaria, condizione inaccettabile nel 2021, trattandosi di un servizio essenziale che manca in diverse zone periferiche della città. Chiede che gli uffici competenti effettuino un sopralluogo, avviando con urgenza l'intervento. Puzzolino ritiene di estrema importanza la mozione, e bene ha fatto il collega a riproporla. La zona negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo esponenziale, ma i servizi essenziali sono rimasti carenti. Dichiara che la mozione va sostenuta da questo consiglio e voterà favorevole. Buonpasso ribadisce che nel 2021 queste criticità sui servizi essenziali non sono sostenibili, dichiara il suo voto favorevole e auspica un pronto intervento dell'amministrazione. Sinopoli concorda con l'intervento del collega Tuzzolino, auspica che l'amministrazione al più presto reperisca i fondi necessari inserendo l'intervento tra le opere da realizzare al più presto, in quanto la mancanza del servizio può innescare problemi igienico-sanitari, si dichiara favorevole. Dentici concorda con quanto dichiarato dai colleghi intervenuti, ribadisce il possibile pericolo igienico-sanitario e ricorda che si tratta di servizi essenziali che vanno forniti di regole ai cittadini, dichiara il suo voto favorevole. Presidente si associa ai precedenti interventi. Si tratta di servizi primari ed in considerazione della densità abitativa della strada, auspica che l'amministrazione abbia il più presto una progettazione e realizzazione di tutti quelli che sono i servizi primari richiesti. Dichiara il suo voto favorevole. Presidente, verificata la presenza degli scrutatori, all'ora 9.56 pone in votazione per appello nominale la mozione trattata, il cui siete il seguente. Presenti 8, assenti 2, Moncada Di Vincenti. Favorevoli 8, astenuti nessuno, contrari nessuno. Presidente, atteso l'esito della votazione, dichiara la mozione realizzazione della rete fognaria in via Gaetano Costa approvata all'unanimità dei presenti. Passa quindi alle comunicazioni. Lupo ribadisce le forti criticità della discarica di ingombranti presente in via Altofonte, altezza strada vicina alle Badami, via Altofonte, altezza civico 97i e via Altofonte, altezza civico 120b. Non si spiega il mancato intervento della RAP, che a questo punto lo ritiene più idonea ad occuparsi del servizio. Riconosce comunque il comportamento scorretto di quei cittadini civili che abbandonano in modo sconsiderato i rifiuti. Chiede di intervenire con urgenza. Presidente, in assenza di ulteriore comunicazione, alle ore 10 dichiara chiusa la seduta dando appuntamento a domani alle 9.30. La firma del segretario, dottore Marco Conigliaro, e del presidente facente funzione Alessandro Schiera. Benissimo. Allora manca solo il verbale di ieri. Sì, solo quello di ieri. Ok. Allora, consigliere, abbiamo dedicato alcune sedute alla discussione sul regolamento relativo all'applicazione del canone unico occupazione aree destinate ai mercati. Ieri, come è stato richiesto da alcuni consiglieri, è stato presente il dottore Galatioto, che è il responsabile del procedimento e colui il quale ha stilato il regolamento. In realtà non ha, diciamo, chiarito le nostre perplessità relativamente ad un regolamento che ci sembra, diciamo, non affronti tutti i temi e le criticità che sono ogni giorno che si verificano ogni giorno all'interno dei mercati rionali. C'è stato riferito che il regolamento tratta esclusivamente l'applicazione di questo canone unico, che a seguito di una normativa relativa al governo nazionale approvata nel 2019, vengono abolite alcune tasse come la TOSAP, quindi la tassa di occupazione del suolo pubblico, nonché la TARI, e quindi viene introdotto questo canone unico che, diciamo, servirà a unificare le imposte che gravavano sui commercianti che erano autorizzati alle aree destinate a mercati. In realtà questo può essere senz'altro vero, peraltro ci è stato detto al dottore Galatioto che questo regolamento doveva essere approvato entro il 31 maggio, altrimenti al Comune di Palermo verrebbero a mancare tutte quelle risorse che
sono derivanti appunto dal pagamento del canone dal mese di gennaio fino alla data in cui il regolamento verrà approvato. Detto questo, però, tenuto conto che il regolamento doveva entrare in vigore il 1 gennaio, e quindi sono trascorsi ulteriori 5 mesi, secondo me, sia da parte degli uffici che da parte del Consiglio Comunale, si poteva effettuare uno sforzo maggiore per unificare i due regolamenti, questo è il canone unico, nonché il regolamento unico dei mercati, il famoso RUM, che giace in Consiglio Comunale almeno credo da 8-9 anni, e che non si capisce perché non viene esitato. Questo regolamento certamente darebbe maggiore vigore alla regolamentazione delle aree destinate ai mercati, perché affronta comunque i temi che noi abbiamo messo in evidenza, cioè quello della raccolta dei rifiuti, il tema della sicurezza, il tema dell'applicazione delle normative relative anche alla nuova relative anche alla questione pandemica, la questione dei bagni chimici, l'applicazione della raccolta differenziata. Quindi secondo me si doveva, tenuto conto che dal canone unico derivano alcuni obblighi e alcuni doveri da parte dei mercatai e da parte dell'amministrazione comunale, si doveva secondo me legare questo pagamento di tributi ad una serie di azioni virtuose che le attività commerciali nonché il comune debbono attuare per far sì che i mercati rionali non siano nelle condizioni in cui li ritroviamo ogni volta che finisce il mercato. Problemi di rifiuti per strada, le aree limitrofe che sono comunque oggetto di abusivismo non vengono regolarmente pulite perché la RAP si occupa dell'area di mercato, commercianti che magari occupano posti che non sono stati loro assegnati e che magari con tipologia merceologica diversa da quella che era stata autorizzata, insomma un'anarchia totale che certamente non fa bene ai nostri quartieri. Io invece ritengo, e penso anche molti di voi, che bisogna che era l'occasione questa per spingere il Consiglio Comunale ad approvare il regolamento unico dei mercati, proprio per mettere dei paletti e far sì che si possa affrontare nei minimi particolari tutto ciò che non va all'interno dei mercati e trovare delle soluzioni. Questa, diciamo, è la mia opinione, però invito tutti i consiglieri a esprimere anche la loro posizione in modo tale da procedere in giornata stesso alla sua votazione. Invito i consiglieri a iscriversi a parlare, grazie. Non ci sono interventi? Consigliere Sinopoli, prego. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io penso che già con l'intervento fatto ieri, diciamo che ho detto quasi tutto, anche perché aggiungo solo, quindi ieri ho detto il fatto che il dottore Galatiotto precisava che se non si vota questo regolamento entro la data
stabilita, il comune va a perdere la retroattività e quindi i tributi, eccetera, eccetera, eccetera. E io dico che, siccome siamo in un momento di pandemia, questo fatto di retroattività di gennaio, tutte queste attività che sono state chiuse, è impensabile. Ma aggiungo che quando lui afferma che il RUM, che è il regolamento che stabilisce la regolamentazione, scusate il gioco di parole, dei mercati e altro, e vengono a mancare tutte le criticità che sappiamo e che ci siamo detti fino a ieri, ma che è stato detto poco fa da lei, quindi è inutile che le ripeto io, e credo che prima di votare questo regolamento, questo dovrebbe essere fatto un passo dopo l'approvazione del RUM, con, a mio avviso, tutte le modifiche del caso, affinché questi mercati, una volta e per sempre, abbiano dei paletti ben stabiliti, che possano dare dei benefici sotto il profilo economico-finanziario al comune, perché ricordo che la pulizia di un mercatino ha dei costi per quanto riguarda la RAP, che l'azienda partecipata a pulirli, facendo invece la raccolta differenziata si impiega meno tempo, si impiegano meno mezzi, si ottimizza la percentuale della raccolta differenziata e tutto quello che ne segue il contorno. Quindi io ripeto, il mio concetto è quello di essere contrario a quello che è l'approvazione del regolamento. Presidente. Grazie, consigliere Sinopoli. Vediamo se ci sono altri interventi. Signor Presidente, posso? Consigliere Di Vincenti, prego. Allora, io come già detto ieri anche nella precedente riunione che abbiamo avuto, dico io, per me è un voto totalmente negativo, anche perché ci sono diverse discrepanze in questo regolamento, come quello che è più assurdo è quello degli abusivi. Perciò per quanto mi riguarda io non mi sposto da ciò che ho detto precedentemente, perciò confermo il mio voto negativo. Grazie consigliere De Vincenti. Non interventi? Presidente, io anticipo il mio voto contrario. Le motivazioni che secondo me è probabilmente totalmente da bocciare, perché non è inaccettabile tutto ciò, per le problematiche che sono state dette ieri, oggi, i problemi che ci sono stati del coronavirus, i negozi chiusi, in più non si prevede la differenziata dentro i mercati, nei bagni pubblici. Cioè, che cosa dobbiamo andare a votare? Una cosa che non porta sviluppo alla nostra città? Almeno io non mi prendo questa responsabilità. Grazie. Grazie consigliere Bonpasso. Ci sono interventi? Posso? Prego, prego, prego. Consigliere Dentici e poi il consigliere Tuzzoli. Grazie allora, Presidente, consiglieri, però come ho ribadito l'altro ieri, quando abbiamo discusso contrario a questo regolamento, perché realmente mancano tantissimi punti che non sono stati mai presi in considerazione, analizzati, e quindi penso che sia un documento che non abbia realmente senso da portare avanti, perché ha tantissime lacune e tantissime mancanze. Grazie. Grazie, consigliere Tuzzolino, prego. Sì, Presidente, noi nella sua disamina è stato molto attento a sottolineare quelle che sono le osservazioni, le riflessioni, anche le opinioni per quanto riguarda la situazione sul tema mercati o mercati unici o RUM o quant'altro. Noi abbiamo fatto evidenziare nella discussione anche in maniera abbastanza convinta che purtroppo attendiamo la risoluzione di alcuni punti critici che esistono e insistono
Nei mercati ce lo siamo detti, ce lo siamo ripetuti, non è neanche il caso di ricordarlo, ma sappiamo quali sono. Davanti a questi tipi, a questo tipo di problema, a queste grosse carenze che emergono, al di là del fatto se c'è una legge che ci impone alcune regole fondamentali per la riscossione poi di tributi e quant'altro, che noi diciamo, potremmo anche concordare, ma la cosa più importante, la cosa più fondamentale ed è anche allucinante che ancora il RUM è da 9 anni, da 7 anni, non mi ricordo quanto, è fermo e non si possono risolvere i problemi reali che appartengono a noi, ma che appartengono anche ai cittadini. Per cui sull'espressione del voto sono ovviamente contrario. Grazie, consigliere Tuzzolino. Sono altri interventi? Va bene, non essendoci altri interventi, mettiamo in votazione la delibera per appello nominale. Presidente Mancada. Contrario. Consigliere Buccola. Contrario. Consigliere Buonpasso. Contrario. Consiglieri Identici. Consigliere Contrario. Di Vincenti. Contrario. Consigliere Lupo. Contrario. Consigliere Ruggero. Contrario. Vicepresidente Schiera. Consigliere Sinopoli. Contrario. Consigliere Tuzzolino. Contrario. Vicepresidente Schiera è collegato. Vicepresidente, non risponde Presidente. 9 presenti, 9 contrari. Va bene, l'esito dell'appello da presenti 9 assenti 1, 9 contrari e il regolamento viene esitato con parere negativo. Direi che possiamo scrivere la motivazione che il regolamento non affronta le criticità tipiche dei mercati rionali e pertanto è insufficiente. Ok. Sì, per me sì, Presidente. No, il dottore Sì, Presidente, Conigliano. ho preso atto. Ok. Allora, consiglieri, passiamo alle comunicazioni. Ieri, insieme alla Commissione speciale Verde, Vivibilità e Decoro Urbano, abbiamo incontrato a Villa Trabia il dirigente del settore ambiente del comune di Palermo, avvocato Fiorino, che ci ha relazionato sull'iter che diciamo sta seguendo per quanto riguarda l'esito dei carotaggi che sono stati effettuati dalla ditta privata. Quindi inviterei il consigliere Tuzzolino, se vuole, a relazionare sull'incontro di ieri. Grazie. Ah, sì, grazie Presidente. Sì, riteniamo importante la riunione che si è tenuta ieri con l'avvocato Fiorino, non fosse altro anche perché abbiamo creato un filo diretto di comunicazioni, evitando così quelle che sono alcune notizie o illazioni. Così, come le possiamo definire, non lo so, che girano intorno ai social o anche per stampa, per quelle che sono in realtà le situazioni che riguardano il parco. Questo incontro con l'avvocato Fiorino ci ha chiarito effettivamente la situazione qual è. È che la relazione che la ditta ha presentato al settore ambiente, quindi nella persona
del consigliere dell'avvocato Cerino ha avuto una sua valutazione, ma ovviamente tutto questo aveva necessità di essere trasferita all'ARPA per una competenza un po' più tecnica. Nella sostanza che abbiamo voluto capire, che abbiamo chiesto e che cosa abbiamo capito, che in realtà ancora qualche piccolo problema che non riguarda il suolo, sul suolo cioè, ci sono situazioni minime, forse anche superabili, di qualche piccolo detrito che si trova nella parte, diciamo, verso la caserma della polizia. E poi sappiamo qual è la situazione nella zona rossa, ma non l'abbiamo toccato. Nella zona che ci riguarda, la zona verde, il vero problema è nel sottosuolo, nelle falde acquifere si sono registrate presenze di cloroformio e di piombo, quindi sostanze inquinanti. Tutto questo andrà alla valutazione dei tecnici per capire se, due punti. La misura che emerge dalla relazione, quindi dai carotaggi, potrebbe essere grave rispetto alla salute dei cittadini, quindi superando dei parametri che non ci consentirebbero l'apertura al pubblico. Uno. Due. Questa situazione che è anche presente ovunque, perché le falde acquifere, specialmente nella città come Palermo, buona parte non sono acque limpide, vivono anche di inquinamenti di sostanze nocive come quelle che possono essere presenti al Parco Cassarà. Quindi è anche possibile, e noi vogliamo vedere la cosa sul lato positivo, è anche possibile che questa situazione delle falde, inquinate non detti grande preoccupazione per un'eventuale riapertura del parco. Tuttavia occorre necessariamente che l'ARPA si esprima, e questo lo farà nel giro di poco. Noi ci siamo dati appuntamento con l'avvocato fra una decina di giorni, 10-15 giorni, e lì potremo capire cosa dirà l'ARPA. Nella situazione personale, ognuno di noi, dei presenti, diciamo che siamo usciti dalla riunione con un filo di speranza in più, perché in realtà, se ci pensate, noi abbiamo lottato per la riapertura del parco da anni, nella consapevolezza e nella convinzione che dovevamo togliere l'amianto. Amianto non ce n'è al Parco Cassarà. Non ce n'è, non è stato registrato. Due detriti non possono costituire una preoccupazione per l'amianto, cioè non, questo è veramente superato. Però i carotaggi andavano a essere fatti in maniera completa, e quindi si è fatto non solo il suolo e sottosuolo, ma anche nell'aria, se non ricordo male, il presidente mi può correggere. Quindi una indagine completa e complessiva per tutto ciò che attiene i possibili inquinamenti che potrebbero condizionare la riapertura del parco. Personalmente vi dico che sono rimasto soddisfatto e con un motivo di speranza in più, ma anche se sono convinto che qualche altra piccola cosa all'interno del Parco Cassarà dovrà essere fatta. Grazie, consigliere Tuzzolino. Ci sono interventi sulle comunicazioni? Posso, Presidente? Consigliere Sinopoli. No, solo per esprimere il mio pensiero su quello che ha ascoltato, Presidente. Io, l'avvocato Fiorino, ricordo male, o è quello sempre delle famose gare d'appalto? Sempre lui, Presidente? Il dirigente del settore ambiente. Ah, ok. Ma io rimango perplesso su quello che ho ascoltato, nel senso che non sono per niente fiducioso su quello che ho sentito, perché credo che, non so, non voglio esprimermi in maniera magari così, come dire, mi sembra un ulteriore ostacolo, un ulteriore rinviare, perché queste cose mi risulta che già sono da tempo all'ARPA. Quindi poi ancora vi è stato detto
che vi rivedrete fra 10 giorni, e mi auguro tanto che fra 10 giorni non ci saranno altre problematiche che rinviano l'apertura di questo benedetto parco. Dico, poi che dire, voi eravate presenti e quindi sapete più di me, avete percepito più di me magari quello che era la sensazione di quello che vi diceva l'avvocato Fiorino. Io, per essere sincero, con quello che ho ascoltato non sono per niente positivo, però mi auguro di cuore di sbagliarmi e che fra 11 giorni il parco si potrà riaprire, perché questo è quello che tutti noi speriamo, è quello che tutta la circoscrizione, ma non solo, perché il parco non è un bene solo della quarta circoscrizione, ma è un bene della città, perché una meraviglia così, così bella, così vasta, così da permettere a bambini, anziani, a gente comune, a gente normale, di andare a fare tutto quello che può fare all'aria aperta, ci sono pochi luoghi a Palermo. Quindi mi auguro di cuore che il mio pensiero sia sbagliato e che, ripeto, fra 11, 12, 15 giorni il parco si possa riaprire. Questa è la mia speranza, ma credo che non sia così. Comunque. Allora, consigliere Sinopoli, per chiarezza nei confronti di chi ci sta ascoltando, nessuno di noi ha detto che il parco entro 15 giorni verrà riaperto. Quindi questo no, che no, io l'ho capito, non mi era una battuta, Presidente. No, non è abbattuta, perché siccome le persone ascoltano, poi ci vengono a chiedere con delle ragioni perché il parco non è aperto. Allora. No, ma il consigliere Tuzzolini è stato chiaro. Il fatto è che fra voi fra 10 giorni vi riunite e quello vi dà dice no, la sentenza. No, fra 10 giorni non ci riuniamo, fra 10 giorni, 15 giorni, quelli che saranno, ci sarà una conferenza di servizi fra il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione, l'ARPA, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambiente, è il settore ambiente del Comune di Palermo. In quel tavolo di lavoro verranno analizzati e sviscerati tutti i dati, diciamo, che sono stati trasmessi alla ditta che ha eseguito i carotaggi, e saranno, diciamo, comparati questi dati all'inquinamento, diciamo, generale della città, alla entità di sostanze che sono presenti nel suolo, nel sottosuolo, nella falda acquifera, comparandoli anche con i dati che sono stati realizzati precedentemente, ma anche con i dati, diciamo, generali della città, cioè se nella falda acquifera, faccio un esempio, è previsto la presenza di una sostanza nociva che supera i livelli di guardia o i limiti consentiti dalla legge, può significare tutto ma non può significare niente, perché bisogna comparare questo dato con quanto, diciamo, è in possesso degli organi competenti, in questo caso Dipartimento Acque e Rifiuti e ARPA, in modo tale da capire se ci sono le condizioni per una sua riapertura, oppure se i dati sono, diciamo, in un certo modo critici e quindi necessitano di ulteriori interventi di bonifica. Diciamo, non c'è, possiamo essere fiduciosi, ma ovviamente attendiamo con trepidazione lo studio che stanno facendo gli uffici competenti e ci auguriamo che si possa più presto possibile riaprire, ma ovviamente in sicurezza. Può darsi pure che ci sono delle sostanze che sono circoscritte in un determinato tratto di parco e quindi può essere recintato, può darsi che l'inquinamento cioè le sostanze che sono state trovate nelle falde acquifere sono comunque normale routine e comunque il calpestio del parco non produce ulteriore inquinamento. Quindi, diciamo, tutte queste valutazioni ovviamente le dovranno fare gli organi competenti. Sta di fatto che comunque ci stanno lavorando, sta di fatto che noi siamo, diciamo, lì col fiato sul collo affinché
tutto diciamo proceda e non si ricada di nuovo nell'oblio. Quindi diciamo siamo fiduciosi sotto questo aspetto. Ovviamente sull'esito dei carotaggi non abbiamo elementi, diciamo, tranne quelli che vi abbiamo riferito, non ci sono elementi tali da farci essere o troppo ottimisti o troppo negativi nella riapertura. Possiamo solo sperare e far sì che diciamo, l'iter procedurale non si blocchi e quantomeno nel giro di poco tempo si possano avere i risultati chiari, leggibili, tali da comunicarlo alla cittadinanza, sperando, incrociando le dita, che al più presto questo polmone verde possa essere riaperto. Ci sono altri interventi? Va bene, allora se non ci sono altri interventi, ricordo ai capigruppo che alle ore 11 è convocata in presenza la conferenza dei capigruppo sulla programmazione delle attività. Invito la segreteria a disattivare la videoregistrazione e vi do appuntamento a domani mattina alle ore 9.30. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.